Ciao a tutti, in questo video rispondo ad alcune domande che mi avete posto riguardo alla respirazione costo-diaframmatica, che come abbiamo detto è la respirazione adatta al canto. Perché? Perché il diaframma può sia abbassarsi che aprirsi. Questo grazie, come abbiamo visto, sia al rilassamento della parete addominale del plesso solare, sia all'ampliamento della gabbia toracica. In particolar modo mi avete chiesto se potevo farvi rivedere fisicamente come avviene la respirazione. Quindi questo video è un video fondamentalmente pratico e spero vi sia di aiuto e possa chiarirvi i dubbi. Innanzitutto ricordiamoci che il diaframma è posto nella parte alta del torace, gira indietro e arriva alle ultime vertebre posteriori. Dunque, ricordatevi, se volete sentire il vostro diaframma, sentite lo sterno, che è una sorta di spada. Qui c'è il processo xifoideo, che è l'ultima parte del manubrio sternale, dove inizia la parte molle. Voi premete e sentite, qui c'è il centro del diaframma. Inspirando, ricordatevi che dovete rilasciare questo punto fondamentalmente. Quindi se voi premete un po' all'interno le dita, inspirando come feedback, potete allontanarle con l'inspirazione. Dentro con l'espirazione, poi fuori. Vedete la parte, mi raccomando, soprattutto alta dell'epigastrio fa questo movimento, non la pancia, non il basso addome, ma qui. Questo è il primo step, quindi rilassare la muscolatura addominale e consentire al diaframma di potersi abbassare liberamente senza avere appunto tensioni o contrazioni. Il secondo step è quello, oltre a abbassare il diaframma, di aprirlo. Quindi mettiamo le mani attorno alle coste medio-basse. Ricordatevi, come punto di riferimento io vi do un'immaginaria linea del petto che gira appunto attorno a tutto il torace. Voi mettete le mani appena sotto la linea del petto. Una mano potete metterla lateralmente, le dita potete metterle all'interno appunto della zona alta dell'addome. Inspirando, sentite quello che facevamo prima di espandere in fuori, ma soprattutto in questo caso anche lateralmente. Mi metto frontalmente. Questi due feedback vi aiutano, le dita qui all'interno che premono e una lieve pressione alle coste medie o basse. Okay? Potete anche immaginare di mettere le mani a coppa e di riempire le vostre mani di aria. Le ponete sempre sotto la linea del petto. Ovviamente si muoverà anche la parte medio e bassa dell'addome, però non dovete sollecitarla spontaneamente, subito, gonfiare questa parte. Concentratevi sulla parte, come abbiamo visto, alta dell'addome. Di conseguenza, gli altri addominali, se li lasciate rilassati, si adeguano a questo movimento. Non dovete bloccare nulla, quindi massimo relax, concentratevi qui e concentratevi qui. Spero in questo video si veda in maniera abbastanza chiara questo movimento. Quindi mi raccomando, una mano qui, lo ripeto, come feedback, premete appena sotto lo sterno, dove si aprono le coste. Potete immaginare anche di avere due tendine che si aprono. Questa parte proprio si apre, apre.
lateralmente, concentratevi tanto sul movimento laterale delle costole, ok? Quindi io inspiro, qui va in avanti e qui si apre, questo è un pochino il movimento, ok? Qui va in avanti, qui si apre. Lo faccio rivedere. Lasciate che si riempia tutto il torace. Potete anche fare una sorta di aspirazione veloce per sentire il movimento. Spero questo video vi sia stato di aiuto, vi sia utile di avere chiarito quello che è il meccanismo un po' della respirazione costodiaframmatica, facendovi vedere come mi avete chiesto fisicamente sul corpo, appunto, come avviene. Vi mando un saluto, se avete dei dubbi scrivetevi e a presto. Ciao!